schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ancora funzionante che ho voluto ripostare un pochino per spiegarvelo e un pochino per farvi vedere che ancora funziona. Spero in giornata di portare qualche altro glitch sempre dei soldi, senza Wenger o senza centro operativo, insomma vediamo che cosa posso fare. Allora ragazzi, notate bene quella data. Quella targa ce la andremo a ritrovare nell'attimo in cui faremo la duplicazione, quindi ricordatevi la targa. Allora, per fare questo glitch i requisiti necessari sono un'auto fuori alla nostra base operativa, come avete appena visto, un amico che ci aiuta e dobbiamo avere per forza tutti e due la stessa base e il nostro amico deve avere una vendita. Non serve che lo abbiamo noi, ma il nostro amico lo deve avere. A questo punto ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Il nostro amico deve entrare nella Wenger. Una volta che il nostro amico è entrato nella Wenger, noi dovremo diventare CEO. Quindi andremo a diventare CEO e andremo a invitare il nostro amico. Adesso andiamo a vedere. Diventiamo sicuro server ragazzi e andiamo ad assumere associati. Facciamo vicino perché il nostro amico è vicino a noi e poi andiamo a piazzarci su ritirati nella schermata nera. Attenderemo che il nostro amico aprirà il telefono e si posizionerà sul messaggio per l'unione all'organizzazione e a questo punto ci metteremo d'accordo con il nostro amico e schiacceremo insieme contemporaneamente il tasto X, come avete appena visto ragazzi. Una volta fatto ciò, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare un'altra volta sicuro server, quindi andiamo in sicuro server, facciamo diventa CEO e questa volta ci fermeremo in questa schermata nera ragazzi, mentre il nostro amico andrà verso il portello posteriore fino a far comparire il messaggio di uscita e dovremo premere quasi contemporaneamente, un secondo prima noi del nostro amico, o contemporaneamente tutte e due X, noi per ritirarci e il nostro amico per uscire. Se il glitch sarà andato bene accadrà questo, che il nostro amico dalla sua base operativa passerà nella nostra base operativa e qui avremo il glitch ragazzi, quindi il nostro amico potrà tranquillamente girare nella nostra base operativa e potrà guidare le auto nella nostra base operativa. Quindi quando siamo a questo punto l'unica cosa che dobbiamo fare è andare con il nostro amico dove sono le nostre auto e salire in auto, far salire il nostro amico, dopodiché scendere. Il nostro amico scenderà dalla parte del copilota o comunque può essere anche che si troverà direttamente dalla parte del conducente, ci può anche stare, però in questo caso la mia amica è scesa da copilota e è venuta a conducente, quindi a questo punto andrà a guidare l'auto nel nostro, diciamo, nella nostra base operativa. Andrà a posizionare l'auto in questo esatto punto ragazzi, in maniera da poter creare una situazione di teletrasporto che potremmo sfruttare a nostro vantaggio in pratica, perché in questo consiste il glitch. Come vedete il teletrasporto funziona benissimo, provatelo anche voi se vi funziona bene. E quando avete diciamo fatto questa prova
l'unica cosa che dovete fare è, se non l'avete fatto prima, uscite fuori e chiamate una LGRH8. Se invece l'avete fatto prima, come ho fatto io, l'unica cosa che dovrete fare è vedere se vi teletrasportate e poi andremo a fare il resto. Avete visto la targa, ragazzi, è diversa da quella che sta fuori. Vi mettete in questa posizione verso l'auto, fate comparire il messaggio e schiacciate X e triangolo contemporaneamente. Una volta fuori dalla base operativa, come potete notare, la nostra targa è completamente cambiata. Quindi per fare questo glitch non servono targhe personalizzate, quindi non abbiamo bisogno di nessuna targa personalizzata, dal momento che tutte le auto che andremo a duplicare avranno una targa propria, diciamo non detectabile dal gioco. Dico diciamo, perché comunque il limite giornaliero, ragazzi, vale comunque anche se abbiamo targhe personalizzate. La targa personalizzata o la targa bianca servono sì, ma a creare targhe non clone quando si fa il glitch. Quindi a questo punto ci allontaniamo dalla base operativa, chiamiamo il nostro centro operativo mobile, che al suo interno deve contenere una LGRH8. Adesso vi faccio vedere che c'è una LGRH8 all'interno del mio centro operativo mobile. Vado per comprare un'auto giusto per farvi vedere, e come vedete abbiamo una LGRH8. A questo punto entriamo nel nostro centro operativo mobile e andremo a sostituire la LGRH8 che si trova al suo interno. Dopodiché risaliremo in auto e questo clone sarà nostro, ragazzi. Questi saranno i nostri 950.000, 960 o 970. Basterà andarla a mettere nel garage e sostituirla con un'altra LGRH8 che abbiamo nel garage, in cui stiamo facendo il glitch, insomma. Non mettetela dentro il garage senza farla passare prima dal centro operativo, perché potrebbe anche sparire. Quindi a questo punto, ragazzi, non ci resta che ripetere il glitch. Quindi ripartiremo dal nostro garage, ritorneremo alla base operativa con un'altra LG. Ovviamente fate voi in maniera che vi trovate più vicini. E potremo ripetere tranquillamente il glitch, ragazzi, senza nessun problema. Allora, ragazzi, vi informo che ci sono altri due glitch. Allora, uno è con il bunker, ma per fare una duplicazione abbiamo bisogno di molto tempo, scusate ragazzi, e quindi secondo me non vale la pena. Cercherò di portarlo oggi comunque. Serve comunque bunker e base operativa, insomma, e centro operativo, scusatemi. E invece ce n'è un altro che come questo, ma si paga diversamente. Ragazzi, questa è la data di oggi, glitch è ancora funzionante. Spero che questo glitch vi sia utile per fare qualche soldino per il prossimo DLC. Un saluto a tutti, al prossimo video.